C'è un tema indubbiamente molto importante in oncologia medica che viene affrontato largamente anche dai media ed è il tema del burnout dell'operatore. Sicuramente il medico oncologo è particolarmente esposto a questo rischio per i vari problemi comunicativi e la comunicazione e i messaggi negativi che deve a volte portare al paziente. I temi del burnout sono veramente tanti, in particolar modo è una vera e propria patologia che colpisce anche l'oncologo giovane, quindi non è legata esclusivamente al numero di anni che si lavora. I sintomi e i segni sono indubbiamente molto importanti, vanno identificati per tempo. Il problema grosso è non avere il sostegno a volte da parte della comunità intesa come società oggi, e della comunità scientifica. Basti pensare che noi sappiamo che un tempo pari a una visita per un paziente corrisponde almeno al doppio del tempo successivamente per compilare i moduli e burocrazia. Questo è ciò che genera a lungo andare burnout, a volte anche in tempi molto brevi. Credo che la comunicazione al paziente, il riuscire ad avere degli strumenti per poter intavolare una discussione costruttiva e non sentirsi soli, quindi il team multidisciplinare, può essere una strada per poter sorpassare questo tipo di problemi emergenti.